Direi che una delle differenze più chiare, più forti, più profonde tra l'Europa e il Brasile è proprio legata alla sessualità, all'amore, eccetera. Perché il Brasile è il risultato di un sincretismo culturale già nel Portogallo, tra i portoghesi, i mori, i saracini che lo hanno conquistato e poi gli ebrei. E quindi, per esempio, la poligamia, che è una tradizione islamica, è penetrata nella società portoghese e quindi nella società brasiliana secoli dopo. Diciamo che la seduzione sessuale era anche una strategia di sopravvivenza fondamentale in Brasile per le schiave che venivano d'Africa, quindi c'è un culto alla sessualità, all'amore fisico, che in Europa c'è stata fino al Medioevo, fino alla fine del Medioevo, al Concilio di Trento. Anche nell'Europa è stata, se leggi Rabelais oppure Boccaccio, vedrai che. Però questo è stato molto represso qui in Europa, invece in Brasile non è mai stato represso.